Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Vediamo un attimo quella che è la classifica della sala stampa della serata di Sanremo di ieri sera e io vi dico il mio parere, la mia classifica. Vediamo un po' le differenze. Allora, questa è la classifica della sala stampa. Questa invece è la mia classifica. Allora, vediamo un attimo, più o meno i primi posti siamo lì, siamo un po' d'accordo, tipo Diodato io l'ho messo come secondo, mentre la sala stampa lo dà addirittura come vincitore, a me piace moltissimo la canzone, l'ho già detto, però credo che Gabbani abbia, oltre alla sua voce che comunque è molto bella, canta molto bene, il brano è articolato, è particolare. È divertente, ma è anche profondo. La sua mimica è eccezionale, quindi poi ti rimane in testa. È una canzone davvero che secondo me potrebbe vincere il festival. Diodato invece ha una voce eccezionale, canzone molto orecchiabile, ci sta. Poi loro hanno messo i Pinguini Tattici Nucleari come terzi, che a me piace un sacco, quindi infatti io li ho messi come quarti perché ho dato una preferenza a Tosca, che invece mi sembra una voce meravigliosa, cioè lei ha una voce troppo bella, io la farei vincere, però so già che non vincerà, credo non vinca, però insomma merita almeno il podio secondo me e i ragazzi meritano comunque di andare avanti, di avere un grande successo e vedrete anche in estate secondo me questa canzone si canterà. Poi abbiamo Piero Pelù, quinto per la sala stampa, io l'ho messo sesto, insomma siamo lì, le vibrazioni. Sempre tra i primi sei posti, quarti, io li ho messi quinti. Poi io ho messo subito Rafa Igualazzi come settimo, perché non si può mettere Rafa Igualazzi dodicesimo dopo Achille Lauro, secondo me è un po' un'offesa al mondo della musica, non per qualcosa, però Achille Lauro sicuramente rappresenta un ragazzo che è emergente e sicuramente il suo genere musicale funziona, è molto moderno e attuale. A me piace anche, però l'esibizione che lui fa sul festival, al festival, è un po' stonata, è un po', magari in radio funziona di più, sicuramente, ma se parliamo di un'esibizione a un festival, lui è stonato, mentre Gualazzi, voglio dire, ne vogliamo parlare, è un grandissimo musicista. Poi vediamo chi c'è. Ho messo Rita Pavone come nona, mentre qui era nella sala stampa era caduta 14esima, secondo me non può andare così, così in basso. Poi vediamo le differenze che ci sono, più o meno Irene Grandi al decimo posto, più o meno ci siamo. Rancore mi ha molto convinto, io ho messo undicesimo, ma davvero tutti questi che stanno subito dopo non è che stanno in una classifica bassissima, è proprio perché i primi sono davvero eccezionali, gli altri sono comunque bravi, Iannacci, Giordana Angi. Sono tutti Zarrillo, Nigiotti, Levante, hanno fatto tutti benissimo, a parte qualcuno nella serata delle cover non mi è piaciuto, però hanno fatto molto bene. Achille Lauro io l'ho messo 18esimo, anche se funziona, ve l'ho già detto il motivo. Masini, bello il testo, profondo, lui canta ancora molto bene, però la canzone è un po' datata secondo me, per quello non ha funzionato, è un po' uno stile forse un po' passato. Anche se voglio dire, Masini è sempre un grandissimo cantante. Poi c'è Junior Kelly, io l'ho messo 20esimo, mentre la classifica della sala stampa era 17esimo. Vabbè, siamo indietro. E poi loro hanno messo ultimo Alberto Urso, io l'ho messo penultimo perché ho messo Ricky come ultimo perché insomma, davvero Ricky non è sempre preciso, anche se ieri ha cantato meglio delle altre volte, però almeno Urso vocalmente è sempre stato preciso, non ha mai sbagliato, anche se purtroppo il suo stile di canto, anche questo è un po' datato. Poi Lamborghini l'ho messa 21esima, mentre qui Elettra era 18esima, secondo me non può andare avanti a Zarrillo o a Giordana, perché insomma è imbarazzante la Lamborghini dal vivo, non si può proprio ascoltare, quindi 21esima è pure
diciamo, sono stato buono, gli ho dato una mano, le ho dato una mano a stare lì. E niente, questo è un po' quello che è il mio parere su Sanremo. Vedremo stasera chi vincerà. Spero, insomma, che domani voi datemi i vostri pareri, almeno sui primi tre, così poi ci confrontiamo. Fatemi la vostra classifica, primo, secondo e terzo. Vediamo chi vince o chi si avvicina di più, così ne parliamo poi domani, nell'ultima puntata dedicata a questo Festival di Sanremo 2020, 2020 come lo chiamano loro. E niente, vi aspetto quindi domani per fare un resoconto di quello che sarà il risultato finale del festival. Ciao a tutti e grazie perché mi state seguendo e mi fa piacere condividere con voi quello che è il mio pensiero. A domani, ciao ciao. A proposito, Bugo e Morgan.